Capitolo 14, ragazzi, visione a tunnel. Attenzione che già abbiamo delle visite qui. Però, delle visite che dobbiamo rimandare un secondo. Che assist meraviglioso. Appunto. E meraviglioso fu. Ciao. 50 uccisioni. Granatiere. Vabbè, trofeo bronzo, sti cazzi. Però 50 uccisioni con l'RPG. No, scusate, non è RPG, le granate. Vabbè, avete capito, insomma. Vai giù. Vieni avanti, che tanto c'ho la pistola a pompa, ti distruggo. Fuori uno? Fuori uno un cazzo invece. Oh. Sti bastardi. E l'ha mandata dietro, coglione. Uno l'ha fatto fuori. Vieni? Vieni un cazzo. Come zero? Raga, che vuol dire zero? Vuol dire questo, zero. A mali estremi, bevi rimedi e prendi la prima arma che ti capita, ragazzi. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ma ci possono essere i segnali in galleria? Non sono pilota di treno, però... ste minchiate anche in galleria, raga? Ma evitabili, eh? Prossimo dov'è? Prossimo è a sinistra. Almeno è metà treno. E ne è tutto. Ovviamente 6 km di treno. Triangolo e quadrato. Andiamo avanti. Prossimo. Qua ci chiede. Qua ci propongo la K47. No, ma io mi tengo l'M4, ragazzi. Mi tengo l'M4. Ah, ok. Madonna, somebody once told me. Somebody once told me the world is gonna roll me. The world is gonna roll me. Na 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 na. Era palese. Tesorino? Dov'è il tesorino? Dai, che stronzo. L'hai nascosto. Oh. Vabbè, cazzo, è una sella. Una sella. Anello. Anello da sella tibetano. Oh. Ho ragione. Devo trovare un altro passaggio e chissà perché si trova proprio in alto. Devo tornare sul tetto, chissà perché. E adesso, dai tropici, siamo passati direttamente alla neve con delle visite poco gradite. Forza! Certo, ma che l'esercito sono portati questi. E muori, cazzo. Ricarica. Con calma, eh. Non muore. È morto, finalmente. Vabbè, ragazzi, soliti 866 co... colpi.
e vaffanculo. Lo solleva di peso e ovviamente muore cadendo dopo che in realtà gliene molli 860, ma lui morirà cadendo quando lo lancerà in aria. E beh, a volte la fisica di sto gioco è tutta un programma, ma sono fiducioso nel miglioramento andando avanti. Strada facendo. Strada facendo. Balena cantava per un motivo, cioè non era così coglione. Baglioni fa rima con coglioni, ma tanto 50 uccisi nel K47. Dicevo, Baglioni farà rima con coglioni, ma fino a un certo punto è un'antisommossa, e tanto che cazzo gli spara a fa. Vabbè. Inutile delle coppe quando la piscola è bastoni, sta granata qui. Magari se la lanciassi da qui. Sono un coglione se la lanciassi da qui. Sono un coglione. Oddio, il gioco non è da meno, però diciamo che anch'io ci ho messo del mio, ecco. E ciao. Che poi se li miri alla testa, non dico che è easy, ma quasi. Della serie poteva andare peggio. Ce ne sono alcuni ragazzi che se gli spari come gli spari, non importa, non muoiono. Cioè, a tratti sembra paradossale, ma ci vuole meno uccidere un'antisommossa che un soldato, chiamiamolo, normale. Fatelo fuori! No! Ma si arrampicano pure questi. Oh no, uno di quei mutanti. Sì, va bene. Fammi uccidere lui intanto. Giù. But we have a problem. Che devi salire dentro. Ecco il problem that we have. Però intanto, ragazzi, salvi ci siamo. Quanto sei coglione? Da 1 a 10, 1180 proprio. Un numero sparato a caso, Se becchi quelle cinghie, le cinghie vanno beccate però. Come cazzo le chiappo le cinghie? Nello stesso modo in cui le chiappa a me, direi. Oh, sì. Che è? Raga, davvero, come le chiappo le cinghie? Ma non voglio sprecare colpi, Ma non sarà che magari, ragazzi, le cinghie siano queste? Aspetta, fagli fare la raffica se non è contento. Ho capito, però se balli così, fra... Oh. Ciao. Ah, proprio di sotto di tutto, va bene. Vai con l'elicottero! No, un altro elicottero. Non ti è bastato quello di prima, dai. Ci risiamo. Ma che t'aspettavi? Odio gli elicotteri. Adrenalinico al massimo, bellissimo. Ragazzi, impegnativo però, non è proprio una passeggiata. Questi due livelli sono proprio... Promettiamo la faccia da battere un elicottero. Oh, qua c'è una torretta, aspetta. Fuoco contro fuoco. Adesso si ride. A forza di suonartele, stronzo, morirai prima o poi,
spara i tuoi proiettili del cazzo, i tuoi razzi, come cazzo li chiami. Ah, si è andato proprio così, ma sta ancora a spara. Madonna. No, non c'è pace per te. E si schianta contro il treno, sicuro. Goditi il volo, bastardo! No. Eccolo. Ti mancava? No, che non ti mancava. È l'antisommossa, manco quello manca. Vero? Certo che se quello avanza indisturbato, non c'è neanche più proiettili, io posso fare ben poco in questa situazione. Ma allora sei stronzo. Dillo, sono stronzo. Lo so. E ce ne facciamo una ragione, no? Con la testa! Madonna, raga. Che lotta. Ma ce la fai a pigliare un test? Vabbè, devo recuperare l'arma bis. Ok, da questa angolazione per lui era impossibile prendermi. Quindi è anche buona la cosa. Solo che sanamente ho finito i colpi. L'ho preso in testa, ma non è servito a niente. L'ho ripreso in testa, non è servito a niente. Alla terza è andata. Ok. Questo gioco, man mano che va avanti, riprende un... sempre di più le sembianze del capitolo precedente. Questa cosa non è buona, ragazzi. Perché pur quanto sia nettamente migliore, basta, non mi supererai. Ehi, crederai di fermarmi. Certe cose andrebbero un po' ritoccate, ecco. Sì, ho capito, ma non muore. Fammi riprendere. Dai, damo. Schivato. No, ma sei stronzo. Ma c'è altro visuale. C'è da essere degli stronzi però, cheat. Vabbè, io come metto il naso fuori vengo fucilato a sentimento. Non è una situazione facile questa. Adesso la spara di qua. Me la sono tirata da solo. Bellissimo, vorrei che lui facesse lo stesso, sapete? Ma non dovesse mai capitargli di lanciarmi qualcosa. Vorrei che se lo lanciasse a se stesso. Vai, alleluia. Ma c'ho modo di... Sì. E non muore, credibile. E vaffanculo. Grazie. Grazie per non fare mai quello che ti viene chiesto. Mai una volta, ragazzi. Mai. Manco li avessi tolto. Ok, no, le metto, gliel'ho tolto. Oh, ragazzi, i colpi in testa non li prende però. Schivalo. Dai, calcio in bocca. Di qua. E in testa. Forza, dai. E che cazzo. 10 anni dopo, 10 years later. Ah, tra l'altro c'ha pure il trofeo che ci aveva ciulato. E sei pure stronzo due volte. È vivo. Tutti i titoli, sì, Chloe. Mi hai salvato ancora. Tutto bene? Giù dal treno, Nate. Cosa stai dicendo? Hai idea di ciò che ho passato? Io non ho mai preteso le tue gesta eroiche. Chloe, dai, non c'è te... Che stronza. Esatto, quindi giù dal treno, finché sei in tempo. E ti lascio a quelli. Hai fatto la tua scelta. Che
Cosa avrei dovuto fare? Avresti potuto proteggermi. Ma ti ho protetto. Come potevi farlo con quei due sulle spalle? Auguri con Flynn. Che bella coppia. Non posso credere. Gli ha sparato. No. A volte bisogna tagliare corto. Ah, gli ha sparato Flynn. Beh, il tuo umorismo? Non fai nessuna battuta? No. No! Non credo proprio. Fermo, lascialo andare. Bene. Fermatelo. Utile la sua protezione. Utilissima. E mi sa che qua si giunge all'incipit, all'inizio, al prologo. Secondo me. Spara a quelli. Sparagli. Madonna. Oh, capitolo 15, disastro ferroviario. Una scena già vista, credo. Sì. Una scena già ampiamente vista. Fai l'eroe. Salva Chloe. Vai così. Salva Chloe, ma c'è da pedalare ancora, ragazzi.